Ciao a tutti dalla Mena, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi cambio video, vi farò la recensione di un libro solo. Siccome tutte le volte vedo che supero i 20 minuti e la maggior parte anche delle volte mi perdo in tante chiacchiere, quindi magari vi annoio, ho pensato, visto che entriamo nell'autunno barra inverno, perché per me siamo già in inverno, ho un pochino più di tempo, quindi vi farò dei video di un libro solo, magari riesco a stare intorno ai 10 minuti e magari vi annoio meno. Comunque, comincio dicendo che ho avuto per un breve periodo il blocco del lettore. Finito il libro di Ammaniti, di cui vi ho parlato nel video precedente, ero andata un po' in relax. Non relax, perché cioè, nel senso, non avevo voglia di leggere, ma dopo un libro che mi è piaciuto tanto, stranamente, avevo voglia di leggere ancora, ma non avevo voglia di leggere. È un controsenso, ma non so se a voi è capitato. E quindi ogni tanto mi veniva di prendere un libro in mano, poi lo riappoggiavo, quindi ho detto lasciamo perdere finché non mi viene voglia di leggere, mi fermo così. E dopo una settimana buona, appunto, ho preso in mano il libro. Questo che vi mostro è Massimo Garmellini, Fai bisogni. Libro molto venduto, molto discusso, ma io non ho ascoltato né letto niente delle sue recensioni. Non ho letto, non ho visto video su YouTube, proprio non era un libro che mi attirava. Infatti mi è stato regalato questo libro. Mi è stato regalato da una mia amica che, regalandomelo, perché lei lo aveva letto e non le era piaciuto, mi ha detto: questo libro è scritto per le masse, per vendere, punto e basta. E mi fa: spero che comunque tu lo apprezzi più di me, perché io non, a me non è piaciuto. E così, incuriosita anche dal libro, ho iniziato a leggerlo, anche perché alla fine in sé sono 200 pagine, anche abbastanza scritto in grande, anche con dei pezzi vuoti, quindi anche meno di 200 pagine. È scritto molto scorrevole, è un libro autobiografico, appunto, di Massimo Garmellini, della sua vita, e in questo libro si tratta appunto della sua vita e del suo trauma, cioè che all'età di 9 anni lui ha perso la madre in seguito a una malattia, e da questa morte, perché a 9 anni comunque un bambino non capisce bene, non gli era neanche stato spiegato che la madre era malata, e quindi lui pensa solo che la madre possa ritornare da un momento all'altro, e da lì partirà un po' il suo trauma, il fatto che non riuscirà mai ad accettare la morte della madre, né a 9, né a 10, né a 20, né a 30. Lo inizierà, penso, ad accettare adesso che avrà quanti anni ha, non lo so neanche io quanti anni avrà, avrà sulla 45, 50 anni, non lo so. Allora, bene, la trama è questa. Poi si va anche. Penso che farò un po' di spoiler di questo libro, chiedo scusa, però io a volte non mi rendo conto se dico quel qualcosa in più o meno. Comunque, se mi volete ascoltare bene, se no spegniamo e mi appunto. Allora, questo libro appunto è molto scorrevole, lo leggi bene, però mi ha un po' infastidito. Nel senso che scrive come che ti debba far commuovere a tutti i costi. Come in ogni, che in ogni pagina ci mette sempre quel qualcosa in più, come dire adesso piange ancora, adesso piange ancora, adesso. A me non mi ha fatto commuovere per niente, nonostante sia un tema molto delicato che non si augura a nessuno, ma neanche quando hai, cioè, la morte di una madre, neanche penso così, io avessi 80 anni accetterei la morte di mia madre. No. Quindi figuriamoci un bambino di 9. Lì è stato un po' uno sbaglio generale degli adulti. Comunque, appunto, anche lui ha molto. All'età di 9 anni lo capisci, all'età di 12, di 13, di 15 che sei nello sviluppo, lo capisci ancora questo trauma. Ma quando inizi ad avere 30 anni, cioè, è un vittimismo, cioè, anche perché. Se lui nel libro dice che suo padre non l'ha mai portato da un vero psicologo, invece magari lui ne aveva bisogno. Va bene, tuo papà non l'ha fatto a 15 anni, a 30 anni penso che la testa di dire ho un problema, mi faccio aiutare. Non che continui sempre con questo vittimismo.
Anche un'altra cosa che ho potuto notare nel libro, che adesso non cerca col vittimismo, è che questo scrittore ha buscato tantissimo nella sua vita. Nonostante sia sempre stata una persona chiusa, una persona che non riusciva a legarsi con gli altri per comunque questo ripetuto trauma che si è portato avanti negli anni, ha buscato tantissimo. Cioè, ogni volta aveva delle donne bellissime, ben per lui, fino a che alla fine ha trovato la sua anima gemella, che penso sia sua moglie a tuttora. E quindi, cioè, questo vittimismo portato, appunto, io lo capisco a 9 anni, lo capisco a 10, capisco che sia un trauma difficile, però se tuo padre non è riuscito ad affrontare la cosa nel modo giusto, anche se alla fine nel suo piccolo ci ha provato, anche tu però ci hai messo del tuo, comunque, perché lui ha sempre cercato, subito dopo la morte della madre, un riferimento sempre femminile che gli desse l'amore che gli doveva dare sua madre. Ma non è stato così fortunato perché la tata che suo padre gli aveva preso, amore non gliene dava. Si era un po' legato alla maestra, ma appena cambiato scuola, è andato in una scuola, mi sembra, solo maschile, quindi non c'era una figura. L'unica donna, che questo mi ha, anche questo mi ha ulteriormente infastidito, che gli ha voluto veramente bene, era stata la compagna di suo padre. Era già più grandicello perché mi sembra che avesse 14 o 15 anni. Questa donna che aveva anche lei una situazione difficile perché comunque aveva adottato il figlio del suo precedente compagno che era morto, quindi anche lei aveva, beh, una donna che non aveva figli, ma che comunque aveva adottato il figlio del compagno, ed è già un bel gesto. Che comunque ha fatto di tutto per legare con te, ti ha voluto bene. E al primo momento che questa donna ha avuto bisogno di te, e non eri un ragazzino, perché comunque non avevi più 12 anni, ma ne aveva avuti, era all'università, quindi non mi ricordo bene quanti anni aveva. Ho qua aperta la pagina perché mi ha proprio infastidito quando lei gli va in camera piangendo perché il padre vuole rompere la situazione, gli dice aiutami e lui gli nega l'aiuto, cioè gli nega perché gli dice poi le tue non, quando lei piange non valgo abbastanza da meritare le tue lacrime, risposi retorico, ma in fondo compiaciuto. Cioè alla fine quest'unica donna che nella sua vita ha tentato di farti da madre, tu ti sei, hai quasi goduto delle sue lacrime quando lei ti ha chiesto aiuto. In questa pagina mi ha fatto schifo. Lo so che ci poteva essere, era una persona comunque da un lato malata, ma mi ha fatto schifo in questa pagina. Perché lui si è tanto lamentato che nella sua vita non ha mai trovato qualcuno che gli volesse veramente bene. E alla prima occasione che comunque una donna non si è inserita nella tua vita e ti ha voluto bene, tu ti sei girato e chi si è visto, ma in quella pagina lo scrittore mi ha fatto schifo, proprio come persona, proprio dire, allora ti meriti che nessuno ti voglia bene, sono cattiva, sono crudele perché penso che certe cose ognuno appunto le regge, però io l'ho pensata così, in quel momento proprio mi ha infastidito. Riparlando del fatto del piangere, appunto lui va molto su questa cosa, su questi traumi, su queste cose qui. Ma penso che l'unica parte che mi sono commossa veramente è stata la parte dove parla del bambino Salem, se non sbaglio. Lui va dove c'è la guerra. L'ho finito ieri, già tante parti me ne sono. È meglio che faccio i video così perché molte cose, vedi, me le. Ecco qui. Lui, Salem, proprio Salem. Appunto, questo bambino che ritrova in questo ospedale, dov'è che era? Era Sarajevo. Ritrova questo bambino. Lui va, è un giornalista, diventa nella sua vita appunto giornalista e va anche a Sarajevo dove c'è guerra, dove c'è uno schifo totale. E adesso aspetta, vi faccio vedere una cosa. La gatta qua di fianco che quando muovo la mano ogni tanto mi dà un morso e lì mi faceva piangere quando incontra questo bambino Salem dove un cecchino per non si sa quale motivo gli ha sparato allo stomaco e i suoi genitori sono morti con una bomba ed è lì da solo e nessuno si batte per la vita di questo bambino. Allora lui ha un po' di pietà, rende, visto, quella qua la mia gatta.
ha un po' di pietà per questo bambino e si muove lui, ma un po' tardi perché purtroppo questo bambino non ce la farà. Lì mi sono commossa e mi viene tuttora il magone perché lì ci sono state realtà, lì ci possono essere traumi incredibili. C'è questo povero bambino che perde i genitori, che questa è stata l'unica parte del libro che mi ha fatto commuovere veramente, non il resto. Questa è proprio stata una parte che mi ha commosso e tuttora, se sentite anche già dal tremolio della voce, mi commuove ancora. Comunque, non è un libro che non consiglio, anzi, e ben venga chi mi dà consigli a me, cioè nel senso chi mi dà un parere proprio su questo libro, ben venga, perché a me piace scambiare appunto opinioni. E visto che alla fine ho ciarlato ancora, sono 10 minuti e passa, le ultime cose che voglio dire di questo libro appunto è di leggerlo perché non è un brutto libro, poi ognuno ha le proprie opinioni, con giusta, perché se tutti la pensano alla stessa maniera, che mondo insulso sarebbe? Poi qua, dai, stiamo parlando di libri, non opinioni di politica o che altro. E basta, mi fermo. Ci sarebbe ancora tanto da dire, adesso non mi viene in mente altro che volevo dire. Anche il finale è un finale, non, vabbè, non scontato perché non è un giallo, non è un thriller, però c'è un cambiamento della storia che sinceramente non pensavo io, sulla verità di sua madre, ecco, del giornalista. E basta, vi saluto qui, al prossimo video e buon ottobre a tutti, buon autunno. Ciao dalla vostra Mela, un bacio, ciao ciao!